Buonasera. Badabum, Ci non siamo, abbiamo giusto? fatto finire il countdown perché siamo delle brutte persone e eravamo già in ritardo. Buonasera. Ah, Buonasera. ok, dai, Bruce già ci ha visto, quindi dai, è Sì. perfetto. C'è stato un piccolo problema prima di una persona, poi stavamo per avviare e c'è stato un momento di infarto di internet, neanche del telefono. La tua connessione ha scorreggiato praticamente, non Praticamente sei sì. riuscito a avviare come si deve. Comunque, allora, super velocemente, perché tanto, come al solito, c'è chi non ha Instagram, c'è chi è. Bene o male, se siete qui, avete già letto il post su Telegram, altrimenti su Instagram, però la live è su Viace Acuta, solito riassuntino necessario. Questa non è una live eccezionale, è una live che diventerà il solito format che portiamo avanti già su One Piece e su My Hero Academia. Il motivo del format già lo conoscete per chi ci segue. Se magari c'è qualcuno che non ci segue, il motivo del format è molto semplice. Va bene che questi fumetti vengono pubblicati settimanalmente su rivista, però in genere, quantomeno, per quanto la cosa migliore nell'analizzare una storia sarebbe analizzarla una volta conclusa, però con questi fumetti converrebbe fare un'analisi a volume. A fare un'analisi a volume in genere porterebbe via dai 2 o 3 mesi di attesa. Oh, ciao dinosauro, grazie. Oh, dinosauro! Le subscribe, grazie. Madonna santa. Grazie. Scusa, che ho visto Dimmi, la chiamata di Giovanotto, cosa ti YouTube. arriva con Allegro? Chat music in sottofondo. Se scrivi Giovanotto, sicuramente non stai parlando con Fra. Semmai ti stai rivolgendo a Beh, me, non sta quindi mi parlando senti con Fra, però vedi io che Fra in questo momento c'è il capello giovane e la barba colpevole. curata, eh. Però Giustamente, dice Bruce, oltre 3 mesi di attesa renderebbe le live lunghe dalle 3 ore in sì, su, perché sì. esattamente. Già poi noi le facciamo fra le 9 e mezza, quindi di base finiremo. Cioè, non è il caso. Morale della favola, stasera incominciamo con Gacha Cuta. Come ovvio, noi ne abbiamo già parlato una volta in live, ma fu una cosa molto veloce. Quindi oggi facciamo un bel riassunto, visto che comunque non è che so tutti questi capitoli, sono 27. Un bel riassunto di quello che per noi per adesso è stato Gacha Cuta, di quello che ci ha colpito, di quello che ci ha fatto andare avanti nella lettura, perché alla fine dei conti, per essere arrivati a leggere tutti e 27, e adesso con l'ultimo arco narrativo, di cui per adesso l'ultimo capitolo uscito è quello di oggi, che è il numero 27. Sì, Vabbè, visto che quindi. comunque la nostra intenzione poi finale in realtà è spingere molto su Gacha Cuta, perché funzionare in Giappone funziona, Sì, per adesso se è bello, arriva in ha Italia vinto diventa premi anche forte. ultimamente. È vero che ce n'è Tra uno l'altro, molto, però. alla fine dell'ultimo capitolo c'è scritto che la versione overseas, che significa sicuramente quella americana, è in lavorazione, quindi immagino che possa, non Lucca magari, ma non possa passare troppo affinché lo annuncino da noi, quindi Bah, l'idea. oddio, dai, cioè, mo vediamo. Cioè, considerando che dovrebbero essere al 3. terzo volume, con l'avvis, mettiamo che l'avvis incomincia verso Natale, per me è Lucca dell'anno prossimo. Perché se te lo annunciano a Napoli Comic Con di adesso, ti possono annunciare praticamente il fatto che ti devono portare, cioè te lo annunciano e la settimana dopo ti devono portare il volume 1, e renderlo un trimestrale barra quadrimestrale per non andare subito in pari, cioè non Mamma avrebbe molto senso. mia, che bella quella del volume 3, Vabbè, ma perché bellissima. c'è Aspetta. Engine, che poi adesso è Engine e Sì, non Engine, però era una parola inglese. Aspettate che ve la condivido. Io da dove lo leggo c'è ancora salvata quella del volume 2, ma quella del volume 3 l'ho vista ed è una roba. No, io ho fatto 2 fonti differenti, cioè è molto. Adesso questa è in versione mo molto carina. Ma vabbè, No, ma non la è proprio il personaggio che ha un bel design, che ha un design figo, quindi. già. Ecco, eccolo qua, il nostro figaccione preferito. Niente, cioè, che gli volete dire a sta copertina? Cioè, guardate, di che stiamo parlando? Fra l'altro, questo è un dettaglio, che il fatto che sia rosso, eccetera, me lo voglio ricordare, perché No, è un sai che elemento. secondo me è semplicemente un tatuaggio. Eh no, in teoria lui ha. E E aveva. ha il barbatrucco anche lui.
non sappiamo cosa sia questa Ah, vabbè, roba, ma sì, il dici per film che lui è il quello, quindi. Barbatrucco. Sì, ok, effettivamente. Peccato perché non abbiamo visto bene a colori anche, chiamiamolo barbatrucco, però. Vabbè, allora, fondamentalmente, senza starci a perdere eccessivamente in chiacchiere, perché comunque qui rischiamo tranquillamente di sforare le 11, facciamo quello che avevamo deciso di fare subito all'inizio, ovvero, come al solito, è vero che può essere un po' seccante per chi già lo conosce, però una velocissima infarinatura di quello che Gacevuta è, ok? Prima di tutto, autrice Kei Urana, per chi non la conoscesse è normale, non la conoscevamo neanche noi, è praticamente la sua prima opera grossa, per quanto possiamo esserne consapevoli, era sostanzialmente in precedenza l'assistente di Okubo, l'autore sostanzialmente di Soul Eater e Fire Force. Bene o male si nota abbastanza che si sia formata con quella scuola, perché il tratto è simile, alcune soluzioni visive, soprattutto considerando l'ultimo Fire Force, si vede che sono quelle, per quanto molte ispirazioni che già si sono notate sembrano essere prese anche pesantemente da Bleach da parte dell'autrice, sia in termini di immagini che di costruzione delle tavole, ma anche di concetto, cioè tanto per dire, l'ultima parte di oggi mi sembra paro paro la roba di Barney Bleach. Sì, Come anche tutto il praticamente. concetto del Jinky mi sembra il Fullbring, però vabbè. Lì in realtà secondo me non è una questione, lì è più una questione giapponese che tanto lo sappiamo tutte e due. Comunque, Comunque, stavamo siamo dicendo, andati quindi benissimo. Vai, fra. stavamo dicendo, Naro. vabbè, Kei Urana, la rivista è la Kodansha, cioè letteralmente hanno sostituito Fire Force con Gacha Akuta, quindi tra le altre cose questa cosa potrebbe portare Gacha Akuta a non essere un manga che dura 70 volumi, ma idealmente 30, 40, sì, speriamo, anche meno, considerando le nuove tendenze, però in genere la Kodansha i manga li fa durare tanto. Detto questo, per l'appunto, il soggetto è super easy, già lo conoscete, abbiamo il nostro bel protagonista in un mondo narrativo che sembra essere diviso fra questa sorta di isola nel cielo, perché alla fine è una specie di isola nel cielo, giusto, Angelo? Sì, è un'isola nel cielo. Sì, questa sorta di È un'isola isola nel nel cielo. cielo. Tra l'altro, il mondo sottostante, secondo le nuove traduzioni, in inglese veniva chiamato The Abyss, adesso verrà chiamato The Pit. Penso, secondo me è una cosa anche un pochettino per non far concorrenza ad altre cose, che se no era un nome troppo uguale, eh? Però vabbè, bene o male, il concetto è sempre lo stesso. Cioè questo mondo sottostante, praticamente inondato di spazzatura, perché da sopra riversano tutti quanti i loro oggetti, e c'è tutto questo concetto che potrebbe anche essere letto come una grossa critica sociale, lo spreco, quindi sostanzialmente questa società super ricca su quest'isola che butta anche quello che potrebbe non buttare dall'isola, buttandola sulla terra sottostante. In buona sostanza, il nostro protagonista si ritrova ad avere un potere particolare che si va a risvegliare dopo che lui finisce giù. Tra l'altro, mi ricordo ancora il primo capitolo che abbiamo letto, era veramente potente, cioè tutta quanta la questione di lui che si ritrova a perdere il tutore, il modo in cui avviene, il modo in cui viene accusato, in cui viene buttato giù. A me tuttora colpisce ancora, cioè è stato veramente, veramente ben pensato. E per l'appunto, quindi. Secondo me funziona il pseudo world building, funziona perché, come si dice, perché tu non vedi molto. Cioè, come Made in Abyss è figo perché tu non vedi da subito come cosa c'è giù, no? Giù, e non sai bene neanche sopra quanto è grande il mondo, eccetera. Qui funziona più o meno allo stesso modo, pur essendo all'inizio, cioè hai un mondo di sopra che non vedi, non hai proprio idea di come sia strutturato. Se per esempio è una cosa artificiale che ha dei motori che la fanno galleggiare, se sotto è la terra magari c'è una specie di spazio con l'atmosfera in mezzo, cioè non sai niente. Questo fatto di Sa vedere e non sappiamo vedere solo molto. che il protagonista ha visto qualcosa mentre veniva buttato giù, questo sì. Sì, ovviamente il qualcosa non lo saprai per ora. E comunque già adesso secondo me ci sono delle cose un po' strane negli ultimi capitoli, però
Però è figo perché tu stai conoscendo sempre di più quello che c'è sotto, ma non hai modo di capire come è proprio strutturato l'intero mondo narrativo. Questa cosa è bellissima perché ti lascia quel senso di mistero costante che ti incuriosisce sempre. Quindi sarà poi bello vedere e scoprire se magari tutti pensano una cosa e poi un'altra, no? Stile AOT, cioè tutti pensano che e poi in realtà è tutt'altro. Già mentre era su, il protagonista pensava che la cosa funzionasse in un'altra maniera e invece poi era diverso. Cioè, sopra non sanno che c'è un mondo giù. Tu finisci giù e sei morto, in teoria. Sì, Invece no. ma in teoria, ma anche nella pratica, cioè sostanzialmente quando il protagonista cade nel chiamiamola pit, cioè in italiano al momento non mi verrebbe nella fossa, però brutto, vabbè. Quando il protagonista cade Per foto. O stai laggando tu o sto laggando io? No, stai laggando tu perché tu parli e ti sento a tratti. E io Pit sento in te. inglese significa pozzo. Ok, stavo dicendo, nel momento in cui è caduto, è stato detto più volte che è comunque un evento praticamente raro, se non impossibile, che qualcuno sopravvivesse. Quindi, tra le altre cose, lì si va anche a creare la situazione in cui possiamo giocarci la qualsiasi che in futuro verrà fuori che anche qualcun altro è caduto o qualcun altro cadrà e sopravvivrà. Però, per l'appunto, in questo momento il protagonista ha quella classicissima ma anche giusta aura da personaggio che viene inserito in un contesto completamente nuovo, in cui è quello sociale, straordinario, ma questa cosa lo rende contemporaneamente preponderante rispetto agli altri, ma è anche un handicap. E questa cosa è molto simpatica. Cioè il fatto che lui non conosca il mondo narrativo fa in modo che i personaggi intorno a lui devono fare una marea di spiegoni che magari normalmente non farebbero. Quindi noi lettori andiamo a conoscere tutto quanto quello che sta accadendo. Tipo adesso, in questo ultimo arco narrativo, che è quello di Canvas City, cioè il fatto che tutti i personaggi che lo stanno accompagnando spieghino ogni cosa, ci sta perché lui non sa nulla. È ovvio che se lui non fosse lì non spiegherebbero niente di quello che stanno vedendo. È un espediente super classico, però GG sfruttato bene. Anche perché il mondo narrativo che si sta creando per adesso è veramente carino. Allora, io ne approfitto per, visto che Vincenzo mi ha dato un assist, la tavola del volo mi piace da morire, siccome questa siamo nella parte no spoiler e considero no spoiler in realtà l'intero capitolo 1 io onestamente, vi mostro le tavole quando lui cade, vedete la tavola, questa è la tavola che finisce, la tavola inizia così, quindi c'è questo effetto al negativo, con lui che cade con lo zoom progressivo e poi c'è la splash che è meravigliosa, dove lui vede questa cosa E ha quel flash strano nell'occhio. che noi non sappiamo a tuttora che cosa sia. Questa è meravigliosa, cioè è bellissima l'idea di andare in negativo per poi spararti, no? Una cosa, questo cielo, doppio cielo, perché comunque ci sono delle nuvole sopra e delle nuvole sotto. Quindi bisogna vedere, casomai alla fine è che è una specie di upside down, sto mondo, non lo so. Quindi niente. Spero buttino giù l'amica di Rudo così impari a voltare le spalle agli amici. No! Che cattiveria! Povera amica di Rudo. Povera amica di Rudo. Non ha fatto quasi niente di male, Beh, quindi. quasi, quasi. E la cosa bella è che poco prima di cadere lui ha questa specie di momento Eren dove... Vi ammazzo tutti, vi tiro tutti giù, bastardi. Sì, che poi vabbè, allora c'è da dire, lì si vede anche un po' la differenza fra il one shot e il resto, perché alla fine dei conti il protagonista attuale che abbiamo ora è un po' magari brusco nei modi, ma è un patato, cioè una persona con una... è anche lì molto classico protagonista, però fatto bene, ha una grossa empatia che si giustifica anche col fatto che lui rivaluta bene o male tutti quanti gli oggetti proprio perché gli dà fastidio che le cose vengano svalutate, sconsiderate, e per Un po' l'appunto edgy. questa cosa si lega anche alle persone. È un po' edgy. Sì, allora la sua amica è Voltagabbana, però devi considerare il contesto. Cioè, il contesto è che se tu sei complice, qualsiasi minimo sospetto, te finisci giù. Quindi è una specie di
No, una vera e propria dittatura, anzi, Sì, direi. sostanzialmente sì. Per Dittatura dei super ricchi che stanno nella parte di sopra, che opprimono i poveri e che poi li mandano giù. quello che abbiamo visto, perché per l'appunto abbiamo visto tutto sommato un capitolo. Cioè, è ovvio che c'è un classismo degradante, però è anche vero che non sappiamo tutto, cioè non sappiamo bene qual è la forma di governo che sta là sopra. Non sappiamo neanche com'è che la società si sia ritrovata a dividersi in queste due parti. Cioè, ci viene detto qualche cosa, ma non sappiamo tutto. E questa per adesso è parte del fascino del mondo narrativo di Gacciacuta, perché ci stanno dando dei dettagli, ma, e questa cosa è apprezzabile, non abbiamo subito verità predeterminate dove l'autrice ci sta dicendo, per voce di personaggi, ah, vedete che il mondo è così, così e colà. E poi per l'appunto fra 50 capitoli ci ritroveremo a dire, ah, ma ti sei contraddetta. Cioè sta lasciando una grande libertà, spesso e volentieri portando personaggi, questa cosa l'apprezzo molto, fra molti capitoli l'avrete notato, e forse anche Angelo, spesso e volentieri ci sono personaggi che stanno parlando ma i loro dialoghi vengono interrotti, quasi appositamente, da situazioni che avvengono, ingresso di altri personaggi. In questo modo ti dà sempre l'impressione del io ti sto dando l'informazione, ma siccome il mondo in cui ho messo i miei personaggi è vivo, può capitare la volta in cui io sto parlando e vengo bloccato, e quindi accade anche in Gacciacuta. Questa cosa è Sì. No, accaduta più di una volta. Mi ricordo anche l'ingresso del ma capitano dei Genitors. sì, è un bel modo anche per dare informazioni senza fare un eccessivo spiegone, tranne quando la narrazione lo richiede, del tipo: ah, tu hai fatto una cosa, questo si chiama Jink, fatto così, in questo caso la spiegazione serve. E quindi niente, poi è un mondo che tu impari a conoscere pian piano. Sappiamo che ci sono queste zone proibite dove sono nati questi mostri dalla spazzatura, che se capisce come cazzo sia possibile che nascano queste bestie dalla spazzatura, al di là dell'evidente metafora. E quindi è bellino anche quest'idea, cioè quest'idea che c'è molto stile post-apocalittico, no? Cioè hai la zona contaminata, proibita, e hai le zone franche con le città, no? Tutte con il loro stile. Questa è proprio da classica costruzione di mondo post-apocalittico, dove dobbiamo andare in città X, e Occio, ma dobbiamo passare nella zona del merda dove rischiamo che ci succedano cose brutte. Qua alla Mad Max, non lo so. Così. E quindi niente. Sì, e alla fine è una mezza distopia mischiata post-apocalittico. E questa è una bella riflessione. Sì, no, ci sta, è giustissima, cioè è proprio il punto carino del personaggio, cioè non è un personaggio propositivo e buono perché gli è calata la mano santa sulla testa un mattino, tipo, che ne so, Tanjiro di Demon Slayer, e allora è buono a prescindere. Cioè è un personaggio la cui bontà è ampiamente giustificata perché ha un passato che lo rende per l'appunto schivo per determinati aspetti, ma per altri estremamente grato a gesti di affetto. Molto consapevole del concetto di buttare ed essere buttati via ed essere trattati come oggetti, cioè è tutto quanto un contesto molto, 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 molto caruccio che poi fa fondamento su quello che stavamo dicendo prima. Cioè, io prima ho fatto la battuta sul fatto che sembrava un po' la roba stile Fulbring, però questa roba degli oggetti, Jinky, ok, quello che è il power system per adesso di Gacciacuta, che però non è un solo power system. Ma è anche un sistema di concetti, un sistema di valori, un altro poco che si lega poi al combattimento. In buona sostanza, tutta questa questione è super giapponese, cioè pure tu, Angelo, te ne sarai reso conto, cioè Vabbè, sono ricordiamoci. quelli che hanno la, non mi ricordo la parola perché è una parola un po' stronza, però hanno quella tradizione, no, di riempire di oro le crepe dei vasi quando si rompono per Sì, 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 esaltare. sì, Quindi... sì, sì. Ho mandato io un meme l'altro giorno. Trasforma in oro, tu completamente fatto di oro. Esatto. Cioè, quindi è quel popolo lì, per cui è un Ma tipo di cosa che magari per emerge. dirti, non solo E... quello, cioè se tu pensi anche ai loro Bakemono, per l'appunto loro hanno quel caspita di mito che poi cambia in base agli anni, però per dire molti oggetti diventano dei demoni, no? Dopo tot tempo. Cioè loro ce l'hanno questa cosa che gli oggetti acquistano un'anima, se vengono amati o contemporaneamente se vengono maltrattati, cosa che per adesso noi non abbiamo visto, ma potrebbe essere
Sì, sono curioso di vedere Potrebbe essere la se cosa c'è degli oggetti qualcuno buttati e che... dei mostri che si creano. Esatto, se magari i mostri sono tipo dei ginchi che poi sono stati buttati via, che ne so, Tizio X ha un ginchi, perde uno scontro, si incazza con l'oggetto, butta via l'oggetto, l'oggetto diventa un mostro, tipo una cosa così. Oppure giustamente diceva, non ricordo se c'è pure... No, spiegoni mi sa che non ce ne sono qua, forse me ne sono un attimo buttata No, lì no, dentro. cioè, no, in realtà non, cioè, non è uno spie... se volessimo, però, cioè, sostanzialmente lì po' dicono soltanto queste creature nascono, si sa che delle volte dei ginchi abbandonati creano queste creature, però la pongono sul piano del sta roba avviene, non sappiamo neanche noi il come, sappiamo però come difenderci da questi mostri. Fine. Che anche lì ci sta tantissimo, cioè, sta... Per adesso, in questi 27 capitoli, abbiamo avuto letteralmente... Proprio classico setup da manga shonen, che però non viene detto con cattiveria, viene detto con la giusta ammirazione, perché è riuscita a fare qualcosa che è classico, ma per adesso funziona benissimo, sia visivamente sia narrativamente. Ma il punto è quello, poi ci sarà un manga che vi consiglierò tra qualche settimana che è lo stesso discorso, cioè se tu mi fai il setup classico da shonen, ma hai un'identità visiva fortissima, hai un bello stile, hai un modo di raccontare che non si perde troppo in chiacchiere e va abbastanza dritto al punto, eccetera. E hai delle idee che funzionano alla base come sistema di potere barra sistema magico in generale, con magico intendo che esula dalla realtà, ok? In quel senso, che funziona ed è solido o comunque interessante. Il setup classico non ti pesa. No, E infatti. qua si può fare proprio il parallelo con l'altro manga che vi consiglierò, che però è totalmente diverso da ogni punto di vista che potete immaginare, ma a livello di struttura siamo sempre lì. Siamo sempre esattamente lì, eppure lì perché funziona, perché identità visiva, sistema magico che funziona, eccetera, eccetera. Quindi, Allora, cioè, dimmi una niente. cosa, questa cosa per me è un punto abbastanza interessante per quello che sarà il futuro di Kachiakuta. Allora, Bruce, vabbè, il commento sta a schermo, però lui dice: era un taglierino, magari è stato usato per scopi malvagi. Io la pongo su un piano più fluido. Facciamo un po' il discorso delle armi, no? Le armi non sono per forza cattive, è cattivo chi le impugna. Quindi di base può anche essere banalmente che non è tanto l'oggetto è cattivo, anche perché l'abbiamo visto, bene o male, per dire già il nostro caro protagonista, già Rudo. Con il suo potere, qualsiasi cosa tocca può diventare un'arma. Cioè, ha trasformato un'arma, una squadra. La squadra, vabbè, che è vero che noi alle medie e al liceo la utilizzavamo anche come arma, ma quello è un altro paio di maniche. Fare le due squadre uguali doppie spade era proprio lo standard No, e no, chi aveva la che riga doppie spade? Tu non l'hai mai lanciato addosso a qualcuno? sì, Eh svariate sì. volte però Io qualche taglio me lo sono fatto così. Però comunque, a parte gli scherzi, per l'appunto nell'ottica del è cattivo chi usa l'oggetto e non l'oggetto stesso, può anche essere molto banalmente che magari chi ha buttato quell'oggetto era magari una persona con risentimenti o cosa del genere. Cioè sarebbe anche bello vedere poi in futuro nel manga trattato proprio l'argomento, cioè il non è questo oggetto che è cattivo, è questa persona che l'ha utilizzato che era malvagio, malvagia, quel come che sia. il tizio artiglioso, velenoso, Sì, Wolverine. esatto, che lì subito la roba veramente carina del è un cattivo, ti viene mostrato come cattivo, ti viene mostrato come stronzo, però ti pongono il piano anche gli stronzi hanno un oggetto a cui tengono. Allora, lì c'è l'unica. Ora entriamo in zona spoiler, ok? Metterò un disclaimer. Lì c'è l'unica cosa di Kachakuta per ora di cui realmente mi sento di lamentarmi. L'ho proprio trovato uno scivolone a livello di sceneggiatura. Secondo me, figlio anche del fatto di avere un'autrice con non tanta esperienza. Classica scena del c'è un cattivo che ha perso lo scontro. Arriva un altro cattivo per portarlo via. Ci sono otto buoni lì davanti che lo guardano, ci Sì, parlano. Quello là arriva, dice: oh, ti porto via. E nessuno fa un cazzo per fermarli. Queste cose in generale, se non sono giustificate in un qualche modo, mi fanno girare i coglioni. Perché se vabbè, hai che che ne so,
l'Aizen di turno di fronte, dice che cosa possiamo fare? Ci paralizza con lo sguardo. No, hai uno stronzo col vaso da notte che fa da portare dimensionale. Eravate in 25, c'era uno che poteva dare un calcione e spostarlo via. Cioè, veramente in questi casi, secondo me, bisogna sempre un po' ingegnarsi a trovare la soluzione di sceneggiatura furba del tipo. Arriva, fum fum, tipo come faceva Zetsu le prime volte, che arrivava, ti toccava, spariva in un microsecondo e tu dicevi scusa. No. Zetsu, vabbè. E infatti Zetsu. non stavo capendo, ma Toby. Toby. Arrivava Toby, cioè ti metteva la manina, sium, e poi i dialoghi erano dopo. Capito? Cioè quella là era istantanea e te la giocavi su quello. O teletrasporti vari, cioè che arriva e lo teletrasporta. Invece quella cosa lì che loro si parlano e lo guardano per mezz'ora, ho detto vabbè, mi Sì, pare vabbè, fosse ma capitato per l'appunto, uno. cioè, l'hai preso anche Bleach, l'esempio giusto, cioè, se ti ricordi la fuga dalla Soul Society, cioè, letteralmente anche lì è, si guardano, però la mettono sul piano, ah, vabbè, li hanno presi con questo cono di luce che è letteralmente indistruttibile, ci hanno fregato, tanti cari saluti. Però qui, per l'appunto, sì, in questa situazione c'è stato quel momento dove neanche un personaggio ha detto, ah, hanno fatto la cosa che non possiamo superare, no. Stavano lì in amicizia, stavano un po' confuse. Ah, questo è figo, cioè tu dici se tu hai un oggetto che ti tieni sempre con te, ma che odi talmente tanto che ti crea una specie di ginchio alla rovescia, una roba simile, potrebbe essere carina una cosa. Non lo so, magari un oggetto che per te è traumatico, una cosa simile. Oddio, però guarda, anche quello c'entra con i Bakemono, eh? Perché effettivamente c'è anche il processo contrario. Cioè, ci sono gli oggetti che diventano demoni dopo che tu li hai amati, usati, bla bla bla, e a una certa età diventano delle creature viventi, ma contemporaneamente esistono gli oggetti che diventano demoni e ti perseguitano perché tu li hai usati male o per dire che ne so, li hai usati per tutto tempo, ma poi te ne sei liberato in maniera terrificante. Quindi sì, cioè, tutto sommato ci può stare come ragionamento, però anche per l'appunto lì siamo totalmente nel campo del forse, questa cosa è molto fascinosa, cioè uno dei motivi per i quali in questo momento andare avanti con Gashapu è divertente, perché sei per l'appunto all'inizio e si vede che l'autrice ha tante cose in mente, ha tante cose da dire e quindi riesce a comprendere che c'è un vasto mondo davanti che può essere No, scoperto. vabbè, ma poi si vede che ha anche mille ispirazioni visive, perché se la prima città che abbiamo visto era una sorta di bazar un po' distopico, se vogliamo, Canvas Town è qualcosa di molto diverso. Cioè tu, a livello visivo, di tratto, no, capisci che sei in quel mondo lì, ma l'identità che ha la città è diversa, perché in primo luogo è una città. I palazzi, non hai le casupole sparse, hai i palazzi, mentre là, Tra la prima l'altro con una struttura città. abbastanza caruccia, perché giustamente ti fa, creo queste città a cupola perché c'è la necessità di proteggere il tetto, che un pochettino mi ha ricordato, oddio, non mi ricordo, tu Trigan l'hai letto, Angelo? Trigan. No. Oddio, vabbè, magari mi capisce il pubblico. In Trigan ci sono, l'umanità si piazza su questo pianeta e fondamentalmente per andare ad alimentare le città usano questi plant, cioè praticamente queste enormi lampadine, non sto a dire poi l'origine che si scopre di quello che c'è dentro, però queste enormi lampadine che creano energia e quindi sostanzialmente le varie città di Trigan sono costruite intorno a queste strutture. Cioè, hai per l'appunto una costruzione di qualcosa di fantasioso, tecnicamente sci-fi, una roba del genere, nel caso di Trigan in realtà western, però cioè, con un concetto intelligente alle spalle. Cioè, la visita a Canvas Town ci può dare l'idea che la maggior parte delle città che vedremo in futuro potrebbero tutte essere così, con cupolone, o se non è col cupolone, con il metodo per fare in modo che da sopra non arrivino i detriti. Fino anche arrivare, che ne so, al giorno in cui vanno nella zona in cui i detriti non cadono, e quindi c'è la città dove si vede il cielo perché qui non cadono i detriti, quindi noi non abbiamo un tetto. Cioè, sarebbe una cosa simpatica. E poi anche lì, a quanto si è capito, la cosa di sopra è tipo pseudomobile, se si è capito bene, cioè un po' vaga. Sì, Se sembrava, una. sai, tipo i tetti degli stadi americani, no? Quelli enormi che c'hanno Se il tetto. una.
anche qui non lo sappiamo, è una, tutta l'umanità di sopra e là sopra o è sparsa? Cioè, sai cos'è? Mo, siccome hai parlato di Kodansha, no, alla fine, Aoti girava sempre là sopra, no? Il prossimo è che in un caso avevi un qualcosa che veniva detto che era così e vedevi solo l'ambiente chiuso, ma si capiva palesemente che l'esterno non potesse essere vuoto. In questo caso, invece, cioè tu sai che esiste un sopra, ma l'hai visto talmente poco che ti ingolosisce. Ma no, questa è stata bella. Sì, Questa è stata bella. allora ci serve anche il Thunderbird. Questa è stata bella. Mi verrebbe voglia di mettere qualche immagine, ma poi iniziamo a parlare di altro. No, 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 cioè allora per l'appunto ragazzi, stasera magari vi evitiamo analisi delle tavole per il semplice motivo che, ok, magari parlare più approfonditamente di quello che è il nuovo arco narrativo, ma volendo fare un'analisi generale di quelli che sono i 27 capitoli, se ci fossimo messi a prendere tutte le tavole, erano troppe, erano veramente, veramente troppe. Per quanto c'è da dire che, e questa cosa mi fa un sacco piacere e a mio avviso fa vedere sia il modo in cui è partito il progetto, sia comunque almeno l'esperienza manuale di Urana, per adesso siamo al 27° capitolo, e bene o male lo stile che si può vedere è molto simile da capitolo dopo il one shot ad ora. Cioè, in genere, in altri manga un po' più vecchiotti, ma neanche troppo, cioè per dire, già banalmente un Naruto, un Bleach, un One Piece, già nell'arco di 20-50 capitoli già riesci a vedere un minimo che è cambiato qualche cosa perché magari hanno preso l'assistente in più, perché loro stanno imparando il mestiere magari proprio in quel frangente. Qui la Urana si vede che la mano già ce l'ha, cioè è già il mestiere suo, quindi magari in futuro cambierà per l'appunto, magari modificherà delle No, anzi, cose. in questo caso il punto è più che cambiare e dire questa qua che cosa diventa fra 10 anni. Beh, se non si, Capisci? se non si, se non si attorciglia su se stessa, diventa tanta roba. Sì, cioè, se non si fagocita nel suo stesso stile, sì. Sì, se non diventa tipo Però per Arachi. dire, esatto, ma no, Bello che ha era detto pure esatto. no, vabbè, ma perché stavo andando a flusso libero. Comunque, cioè, se tu per dire, vedi questi primi 27 capitoli e guardi i primi 3 volumi di Soul Eater, no? Ti rendi conto che c'è proprio una base diversa tra i due, per dire. Cioè, entrambi hanno tante idee, ma Okubo lo stava rifinendo il suo stile nei primi volumi, fino ad arrivare poi a quello che è diventato dopo e che poi mi avete detto si evolve ancora. Bisogna vedere lei dove va a parare, cioè se rimane così o se magari rimane così per questo manga, poi fa un altro manga e vedi che cambia un sacco perché per il setting decide di cambiare, non lo so. Perché magari ci possono essere anche autori, no, che hanno questa cosa che cambiano manga e variano un po' il loro stile per adattarsi a quello che vogliono raccontare. Quindi niente, è proprio questo il punto alla fine. Interessante. Però, siccome stiamo parlando di stile, una cosa che volevo notare degli ultimi capitoli, degli ultimi due in particolare, due o tre dico, è quanto ci stia comunicando visivamente alcune cose, la Urana, con le espressioni di Rudo. Cioè, negli ultimi capitoli, Rudo sta parlando molto poco. Ma Ma c'ha un guarda parecchio e sacco. reagisce parecchio. Sì, c'ha un sacco di primi piani con delle espressioni ben precise, non di shock, però quelle cose tipo che rimane tipo incredulo, sì, un po' scioccato, Sì, un ma po' cioè, no, no, non solo stupido, incredulità, nervoso. per dire anche lo stesso capitolo di oggi. C'è un momento in cui Rudo guarda che ti fa capire che c'è un misto di, non lo so, non solo pentimento, ma anche comprensione, no, non pentimento, scusate, Nostalgia. empatia, ma una comprensione differente, perché non era soltanto il oddio poverino Pat Pat, era il rimettere la scena che aveva di fronte su se stesso, contestualmente provare pietà vera e propria per la persona che aveva lì, e poi anche non comprensione subito dopo con la reazione della ragazzina. Infatti, e poi hai sempre in narrazione visiva, hai la vignetta dove vedi Rudo e il maestro, il suo mentore, di cui non mi ricordo il nome, di fianco a fianco. Perché Rudo ha flashato la cosa e ha collegato alla ragazzina e la perdita che ha avuto la ragazzina alla perdita che ha avuto lui. Quindi tutto
tutto visivo. I fuochi d'artificio, esatto, i fuochi d'artificio è quello che fa quella ragazzina. Non è dialogato, cioè a parte lei che dice that's it, that's it, that's it, vabbè, chi se ne frega, quelle sono le frasi sparate. È una festa, prende, va, ma in realtà è tutto visivo, la sua reazione al dolore, eccetera, è tutta per immagini. Poi dopo c'è un personaggio che ti dice, ah sì, sta interiorizzando, però è tutto visivo ed è bellissimo. E c'è stata vocazione in questi capitoli, sì, Però c'è, che ci sta. perché viene dopo quanti erano 4-5 capitoli di fila dove vedevi solamente il tizio Artiglio che splashava. No, però aspetta, anche subito dopo non ce n'è molta, perché poi c'è anche la parte, no? Cioè, ad esempio, di tutti questi capitoli ce n'è uno che già si nota come capitolo dove lei ha voluto fare un attimo di pausa per riprendere le idee. Quello della Sì, ho torta. capito. Sì. Cioè, c'è un intero capitolo che funziona, funziona perché ti caratterizza il personaggio. È un po' come, adesso ovviamente, ah no, Angelo non l'ha visto, Cosa? però vabbè, mi capirà il pubblico. È come l'episodio della zanzara, anzi della mosca, in Breaking Bad. C'è questo episodio, che è un episodio che agli sceneggiatori è servito per prendere respiro. Sostanzialmente, i due protagonisti, Walter e l'altro, mi sta mancando il nome in questo momento, rimangono chiusi in laboratorio e vanno a caccia di sta cazzo di mosca che Walter pare di aver visto, barra sentito. Adesso non mi ricordo più se alla fine fosse vera o se la fosse immaginata. Però sostanzialmente è sceneggiatura zero, cioè non è che devono andare a fare chissà che cosa, non devono pagare, non hanno dovuto pagare nessuno per fare le per girare le scene, non hanno dovuto pagare le ambientazioni. Sostanzialmente loro sono rimasti in quella stanza, però hanno sfruttato la loro reclusione per fare in modo che questi due, con la caccia ossessiva a questa mosca, ragionassero su loro stessi, sul loro rapporto fra di loro e con le persone che stavano poi fuori dal laboratorio. Tant'è che poi, per l'appunto, quella puntata può portare anche in parte a un'evoluzione di quello che sono Walter e. Perché cazzo non mi ricordo oggi il nome di Pinkin, no, Pinkman, il nome di Pinkman, cioè di loro due. Sostanzialmente questo capitolo non è proprio della stessa qualità, però tutto sommato mi è sembrato, cioè alla fine dei conti abbiamo visto un po' caratterizzazione di Rudo, abbiamo visto un pochettino il rapporto con gli altri personaggi come cambiava, quindi l'ho comunque apprezzato parecchio, proprio perché si vede che serviva per staccare la spina, ma non è del tutto inutile. Jesse, ecco, Bruce Jesse. Come caspita è che non me lo stavo ricordando? Sì, no, comunque è vero, ma alla fine ci sta. Poi di solito, per esempio, in un fumetto occidentale, quella roba della torta sarebbero state due tavole e via, poi è diventato un capitolo. Però è anche carino perché l'umorismo di sto manga funziona. Prima, molto prima, qualcuno citava il fatto di quando Rudo prova a ridere e gli escono le facce inquietantissime. Sì. Effettivamente, cioè, lì mi ammazzai di risate perché è una cosa talmente semplice, ma talmente stupida, ma talmente fatta bene nel fare queste espressioni inquietantissime che è anche molto giapponese in realtà come tipo di umorismo. Che mi ha fatto veramente ridere di gusto. E anche la cosa della torta, nella sua semplicità del dire: ah, questo qua non ha mai mangiato un dolce, ne mangia uno, diventa dipendente. Sì. È un'estremizzazione di una situazione reale che strafunziona. Erano facce da cubo, sì, e lì si vede perché, tipo, se penso alla faccia di Kid quando vede che Gopher ha la bocca poco storta, cioè Per quanto cioè, o cubo barra l'incomprensibile. anche non o cubo, perché da un lato sì, dall'altro comunque sono più personali di Urana, cioè si nota che lo spirito comico è quello. Esatto. Però. Poi in questi ultimi capitoli c'è stato il momento waifu, cioè castissimo, ma cioè, lì vedi un discorso di sensibilità. Perché magari autore uomo maschio etero cis basic, il momento di waifu sul letto del protagonista te l'avrebbe fatto con lei in canottiera con quasi tutto scoperto. È una gonna e delle mutandine in vista, sicuro. Te Ecco, l'avrebbe reso sicuramente così. dice Bruce, Laura. Mashima time.
Mashima, dai, ma Mashima avrebbe fatto questa cosa. Lei, invece, ha fatto una cosa molto più furba. L'ha messa in una posizione che era sensuale ma non provocante, perché era molto naturale, con i capelli sciolti, mentre prima li ha sempre avuti un po' sparati, un po' alla cazzo di cane, e con delle inquadrature comunque tattiche che ti davano però cioè, ti davano il punto di vista di Rudo. Cioè, il fatto che si veda, no, un po' il pantaloncino che è corto, ma è il pantaloncino corto che indossi in casa, la maglietta che è la maglietta normale che indossi in casa, ok? Non le cose improponibili che vedi in altri manga. E c'erano poi gli zoom, che non erano gli zoom fatti apposta per farti vedere che, ma erano più o meno il punto di vista di Rudo, che in quel momento era stunnato dal fatto che ci fosse la waifu stesa sul suo letto. Però è fatto in maniera molto, cioè funziona proprio perché non è volgare, Sì. non è mai dress up darling, ecco, è Che poi fatto vabbè, bene. che poi per l'amor del cielo, apriamo una piccola parentesi, non è neanche caso di dire, cioè, magari che si vede che l'autrice è donna, perché per l'appunto possiamo anche magari tirare fuori, se ci impegniamo un attimo, degli esempi di autrici donne che in realtà ci vanno comunque pesante col fanservice, però è evidente che la sensibilità di Urana per adesso è on spot, cioè ci Sì, sta. È nel cioè, esatto, 2022. però è stato un momento in cui il protagonista era legittimamente stunnato, visto che comunque a livello di interazioni con personaggi femminili lui è a zero praticamente, anche un po' per il contesto del cazzo con cui ha vissuto. Si vede che l'autrice non è Mashima, sì, esattamente. Sì, va bene. Quindi è stato un momento comunque anche carino di interazione di Rudo che rimane un attimo così. Oltre che appunto di waifuness delicata, per cui la mia classifica si è improvvisamente flippata, ho detto: oh no, c'è un problema. Qui c'è un problema. Sì, vabbè, ma comunque, ripeto, a parte i meme su Mashima, cioè si vede anche che sei seriamente nel 2022, davvero, e in un certo senso si vede anche che sei assistente di Okubo, perché con tutto che si può dire, perché Okubo lo fa, il fanservice, le mette, le donnine nude, però, cioè, hanno sempre un contesto, hanno un senso, cioè, quindi io non mi stupirei anche se un giorno Laurana mettesse per l'appunto lo gnoccone nudo, la ragazza stupenda all'improvviso nuda, ma avessero un senso di esistere, cioè molto Il banalmente. kinky è il vestito che porta addosso. Che poi Sì, vabbè, quel no, quello personaggio sarebbe momento Sailor femminile Moon. lì. Tra l'altro, quel personaggio femminile lì, cioè, ha avuto secondo me un'evidentissima citazione del suo jink a Kill la Kill. Perché quando ho visto la forbice gigante mi è partita Don't Lose Your Way in testa. Quindi, Ah, ma sarebbe bello immagino. pensare che fosse veramente una citazione a quello, però vabbè, per una Non lo roba del so. genere penso che dovremmo aspettare volumi, dichiarazioni, queste cose Guarda, qua, quindi se sì, fa una effettivamente. color e quella forbice è rossa. Vabbè, non lo possiamo scoprire oggi, né domani, né dopodomani, lo scopriremo fra parecchio. Immagini se il problema è davvero che non sa disegnare un paio di mutande, sarebbe super comica. Tipo l'SBS, Uranacci. Ma perché l'hai fatta così? Perché non mi Che riesce di non so. disegnare le mutande. Oppure non mi No, riesce no, di no. disegnare le chiappe. Per quanto, ecco, Quindi. a proposito di riuscire a disegnare, ora, tornando un pochettino indietro, senza andare immediatamente sull'arco nuovo di Canvas City, ripensando ai capitoli di battaglia, perché alla fine di conti i capitoli di battaglia veri e propri sono stati con il tizio delle unghie velenose, c'è da dire che continua a sostenere tantissimo. Sicuramente a torto, però è l'impressione che mi ha dato che parte di quello scontro sia stato disegnato quasi ragionando in termini anime. Cioè, una cosa che mi ha, ad esempio, dato proprio quell'impressione è il momento in cui c'è, durante lo scontro, esatto, il momento in cui il cattivo taglia le colonne, mi è sembrato letteralmente ho visto la tecnica di animazione di quell'animatore che mo mi sta mancando il nome, Yutaka Nakamura, che ecco, so che se posso ne contare inventi su di da te lui. su questo, però ho visto la sua tecnica, cazzo, me facciamo questa cosa così poi nell'anime so già che la faranno, cioè Se mi perché... fanno un'anime, so che me lo possono fare così, quindi. Sì, anche perché voglio dire, sotto un certo punto di vista, per quanto è coerente, perché il personaggio taglia, quindi sai, cioè,
Cioè, ci sta che fai i quadrati perfetti, però contestualmente mi è sembrato veramente troppo simile e soprattutto molto differente anche da quello che magari faceva uno cubo quando faceva combattere i personaggi. Cioè, l'ho trovato comunque molto molto carino, ma in generale tutto quello scontro l'ho trovato veramente apprezzabile in termini di idee, inquadrature, di livello medio dei disegni, cioè ha disegnato veramente certi bordelli delle volte e comunque ha mantenuto Ah, il ma livello in qualitativo generale è alto di proprio un tutti i manga che ha una tab. bella resa dell'azione, è personale come resa dell'azione. Mi ricorda un po' anche Warren Johnson lo fa, e il far diventare le linee di contorno delle linee, diciamo, allungate, Sì, ho capito. ondulate. Cioè, la linea dritta diventa una serie di lineette orizzontali, che però sono orizzontali, sono perpendicolari alla linea stessa, ecco, diciamolo in termini, come dici tu, ingegneristici. Quella cosa la fa anche un po' Warren Johnson, no? Che deforma tutto, la fa anche un po', la fa anche un po' l'autore di Villain Saga, in alcune inquadrature particolari dove i personaggi ruotano, fa quel tipo di deformazione. Però Laurana c'ha proprio una sua resa precisa dell'azione, che è bello vedere. Sì, è dinamico, è aggressivo, nel senso che è forte, c'è, cioè, proprio impatto. Ma è bello vedere che già dai primi capitoli sia così efficace. Poi c'è da vedere se si va a perdere, perché magari è faticoso da disegnare. Abbiamo tanti autori a cui è successa una cosa simile. Oppure se va a migliorare, oppure se va a cambiare, a integrarsi con altro. Cioè, Bruschi scrive in tutto ciò, Matt legge. No, io sarei. Gliel'abbiamo consigliato e ha detto che gli piaceva la resa dell'azione, ma poi non l'ha continuato, quindi lo dobbiamo costringere, dovete No, rompergli i no, ma coglioni. io ci metto i 5 euro sul tavolo, esattamente come è stato per My Hero Academy. Appena legge qualche dialogo, qualche cosa lo farà impazzire visivamente, magari. Ok, però appena legge qualche dialogo, gli scende. Ma vabbè, dai, che cattiveria nei confronti di Cuba. Mamma, mamma. No, sto dicendo un'altra cosa molto interessante, a mio avviso, sono proprio i design dei personaggi. Tant'è che qui, ecco, io sarei curioso in futuro di prendere un Gianluca e chiedergli di fare l'analisi dei character design. Gianluca Chiedendogli prima se e gli piacciono. Leo. Non è quanto male che... Se non... Sì, ma beh, perché David è uno studio piccolo Sì, e vabbè, avrà poi anche una questa a parte gli scelta scherzi, dopo. i David so, dai, Sono due gatti, raga. cioè è uno studio, quello del David Production è uno studio, e quando fa la cosa comunque la fa bene, però non fa un botto, che ci sta anche. E questa cosa sarà pesante, perché per l'appunto non siamo riusciti a convincere, cioè non è che non siamo riusciti a convincere, abbiamo saputo che Gianluca non leggeva su Leader, quindi non gli abbiamo più proposto l'analisi del character design di su Leader, e quindi in generale della roba di Okubo. Sarebbe però carino proporlo per Gacha Akuta, perché sono carini i design, cioè hanno quel misto di steampunk barra non saprei neanche come definirlo, cioè delle volte alcuni personaggi mi sembrano vestiti alla Blade Runner, cioè con questo stile vecchissimo, che però capisci che non è che sci-fi, ma è perché sono vestiti di recupero, quindi ti Sì. sembrano vecchi, cioè è dice Bruce, fate dall'analisi, vediamo. Ah, più che altro capisci, Bruce, per farla anche al di là di tutto, hai anche bisogno di modelli dei personaggi con colori ufficiali, hai bisogno di determinate cose, non possiamo prendere e scontornare un personaggio in bianco Per e nero. dire, per ora abbiamo tre personaggi con gli official color perché sono le cover dei volumi, quindi quelli li prendiamo per buoni, più le color page rare che ci sono nei capitoli, e nel prossimo capitolo ce ne sarà un'altra, quindi magari se ti caga fuori anche la ragazzina o altri personaggi in color possiamo vedere anche loro, però appunto farle senza i colori ha poco senso, quindi man mano che accumuliamo il materiale vediamo poi come uscircene, ecco, perché sarebbe interessante. Pure a me piacciono molto i design, sia proprio delle fisionomie, come le fa, le acconciature mi piacciono, tipo la bambina che è uscita ora, super carina. Sì, ma anche per dire, anche Non un so, Genki della i capelli bambina. sembrano un po' i capelli sparati dell'altra ragazzina con i capelli rossi, però la fisionomia era super Ma interessante, aveva, cioè, questi tagli con gli occhioni, super carina. ti dico, andandola a vedere, a me hanno quasi ricordato il fuoco d'artificio che poi ha fatto alla fine.
Cioè, perché per l'appunto andando al capitolo di oggi, cioè il numero 27, quindi all'arco narrativo di Canvas City, fondamentalmente anche lì ti piazza roba, narrativa importante, però andando proprio sulla bambina, cioè questa ragazza che sta ereditando questo Genki, cioè adesso ne sto col telefono in mano perché sto proprio cercando un'immagine più o meno a corpo intero. Sì, Cioè, nel ecco. frattempo comunque questa cosa ci volevo arrivare, questa cosa è una bella botta a livello di power system, eccetera, perché ti sta dicendo che i Jinky possono essere passati di mano in mano. Cioè, se tu nasci col talento, con essere un giver, là, come si chiamano loro, bisogna vedere se quando usciranno le edizioni inglesi ufficiali cambierà qualcosa con questi nomi. Sì. Cioè, se tu sei predisposto ad avere i Jinky, puoi o utilizzare il Jinky di qualcun altro, ok, o addirittura riceverlo in eredità. Il punto però del pennello è che è un cheat, perché bisogna capire com'è possibile che questo Jinky sopravviva alla morte di chi lo utilizza. Cioè, bisogna capire chi era il primo, ok? Cioè, chi era il primo che aveva sta roba? Vabbè, Perché ma sta si mette... roba palesemente ce la spiegherà più tardi, anche perché non a caso c'è Rudo che quando sente questa cosa prende e si guarda i guanti che ha ricevuto, che non ne ha trovato lui. Pure lì bisogna vedere se magari quando era sopra non ha fatto qualcosa di strano con i guanti, ma noi non lo sappiamo. Vabbè, c'è Questo. sempre la possibilità che il tutore non sia morto davvero, o quantomeno magari è morto, però era uno di sotto, comunque era un giver che gli ha passato poi i guanti. Vabbè, sta cosa non la possiamo sapere in questo momento. Però Oppure questa cosa del mistero del come si sale sopra, che c'è questa donna che può sapere come si sale su, che è altra cosa, uscita solo in silhouette. Però cioè, per l'appunto è un cheat, ma comunque se fatto con le giuste condizioni può essere una cosa comunque molto interessante. E anche lì in realtà è comune. Cioè, per dirti da capo, ti prendo Bleach, perché è il primo esempio che mi viene in mente. Se ti ricordi, ci sono delle Zanpakuto che vengono passate nelle famiglie. Cioè, per dire, quella roba di Nana, l'assistente di Kyoraku, quando batte lo Stern Ritter col fucile, lo battono utilizzando una Zanpakuto che veniva passata di generazione in generazione, per dirti. Nella novel, pure, Can't Fear Your Own World, il cattivo principale ha una Zanpakuto che viene passata anche lì nella famiglia. Tra l'altro, ho visto che nei capitoli di Aizen c'era uno che si chiamava Can't Fear Your Own Blade. Ho avuto un attimo, Oh, gli ho fatto ti ho preso la pagina apposta. Farà parte delle pagine del 22. Cioè, quello è il capitolo. niente, ha detto Eva fa schifo, io dovevo urlargli contro. Cioè, c'era un capitolo che si chiama Can't Fear Your Own Sword. E poi per Ah, l'appunto, sono morto. sì, cioè, deve aver fatto il richiamo in futuro. Cioè, tot 10 anni dopo, quanto è stato? Ho detto, ah, cazzo, io avevo fatto questo titolo per il capitolo di Tozen e il tizio. Che poi è curioso perché per l'appunto Can't Fear Your Own Sword e hai come immagine, la prima immagine con il titolo quella di Tozen. Can't Fear Your Sì. Own World è la novel di Isaki, cioè per l'appunto ha voluto creare il parallelismo. Comunque vabbè, per Allora, l'appunto. metti il potere, anche quello è strano perché ti permette di lasciare degli... cioè praticamente sembrano i cerchi alchemici di Fullmetal o i cerchi magici del manga che vi consiglierò e con cui nell'espresso sto cagando il cazzo da settimane. Cioè, può lasciare degli effetti perenni sull'ambiente, sugli oggetti. Cioè, c'è la gente che se è malintenzionata si sbatte contro il muro invisibile perché hanno messo sto talismano. Cioè, è veramente... completamente diverso da tutti i Jinky che abbiamo visto fino ad ora, che erano più o meno delle armi. Sì, ok, Rudo quando attiva il talismano di Yu-Gi-Oh! Cioè, è un potere un pelo diverso, però non così diverso. Cioè, questo qua veramente pitta la città e può mettere effetti ovunque, può mettere, che ne so, delle trappole di difesa, cioè, potrebbe fare potenzialmente di tutto. È veramente un potere assurdo, per questo secondo me sarà Sì, però c'è anche centrale nella lì, non saga. conosciamo tutti i limiti, non sappiamo tutto, cioè per dire, anche lì questo vecchio giver che è morto, non ti dicono com'è morto, tant'è che sono tutti abbastanza stupiti. No, ti dicono sì, è andato in giro per pittare perché gli piaceva pittare, ma... Però voglio dire, capisci? Cioè nel senso, l'hanno data la giustificazione, ah, si è andato in posti dove non poteva, è morto. Cioè, per quanto mi riguarda, può essere una frase assolutamente reale, che corrisponde a verità. Come anche fra 3 capitoli si scopre che sto Jinky dopo un po' t'ammazza.
Perché no? Cioè, perché per l'appunto è talmente rotto che ti fa venire da chiedere, ma perché non hai fatto... Cioè, chi lo ha non fa veramente il cazzo che vuole, a meno che non sia una cosa, come stavo dicendo all'inizio della live, cioè, sono sostanzialmente i Jinchi, sono comunque un potere talmente ben legato a quello che è anche la modalità di pensiero delle persone, che magari ti giustifica il nessuno ha mai utilizzato questo potere in maniera terrificante, perché bene o male sono sempre, è sempre stato passato a persone con la stessa mentalità o con una mentalità simile. Ma in realtà Fra ci sta sperando perché non, sotto sotto non la sopporta e non lo vuole dire. No, non è vero. Tra l'altro ho ancora l'immagine, cioè, l'avevo presa prima. Quello che ti vedo sulla capigliatura, cioè, per me è super basic. Poi, ripeto, vorrei avere un Gianluca. I suoi capelli mi sembrano tantissimo stile fuoco d'artificio. Cioè, quindi Ma a me banalmente... ricorda anche la faccia, mi ricorda uno squaletto, non lo so. Vabbè, lo squaletto. Non lo so, mi sembra uno squaletto con quella faccia. Sembra, non lo so, è stranissimo. Ho detto, è stranissimo perché è tutta punte a punte e poi c'ha sti occhi giganti. Quindi è super spiky, però con i mega occhioni. Comunque no, cioè, per dire, ecco, andando a livello narrativo, questo capitolo del 27, l'ultimo, non è che sia, non è che dica chissà che cosa, però ti dirò, ma mi ha fatto piacere, cioè mi ha ricordato, per qualche motivo, semplicemente i funerali americani, ok, dove si deve festeggiare per il fatto che sei morto, però comunque in generale questa cosa del non essere triste, celebrare la morte in una certa maniera, è stato carino, molto, molto, molto caldo. No, comunque, a parte quello, c'è il fatto che è un inizio saga che però già racconta un sacco di roba. Cioè, di solito gli inizi saga hanno magari quell'inizio di capitolo super allungato dove non racconta un cazzo solo perché è l'inizio della saga nuova. Ci sono alcuni autori che ce l'hanno vizio e lo prendono per 10 capitoli, sta cosa, perché è la saga nuova, quindi racconto poco. Mentre qui è andato subito pam 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 pam, cioè mille cose. L'armadio col cappello di paglia. Ora, ditemi un attimo una cosa. A voi, fra voi chat, l'umorismo di quel tizio vi piace? Quello che urla. Perché sì, perché per me è una cosa giapponese, ma che è una cosa giapponese che per me può stare lì. Cioè, No, è bello vabbè. come lo insegna, ma può Allora, stare lì. a me ha fatto ridere, ma perché la situazione lì era costruita bene. Se iniziamo in continuazione ad avere soltanto questo, che ogni volta che arriva prende, urla e basta. No, cioè, a quel punto no. No, sì, in questo caso ovviamente ragazzi come la noia il divertimento è soggettivo, indifferente, cioè per dire a me non ha fatto ridere, però i disegni mi piacevano per dire, quindi sono un po' così nel mezzo, però ero curioso di capire se magari ero io che non avevo colto la cosa, però comunque mi è sembrato super 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 giapponese come cosa, quindi magari il ragazzino giapponese che legge quella cosa ride come uno scemo. Io ovviamente sono un vecchio di merda, no? Quindi niente. E sono anche curioso dei nuovi personaggi, comunque del team che si è messo assieme adesso, di vedere un po' che ne sarà e di questi nomi che vengono lanciati in questo capitolo che non mi ricordavo. Mi dicono: no, Rudo, tu sei con Engine, quindi sei più adatto a essere quello che non quell'altro. Non ho capito se sono dei ruoli o dei nomi nuovi, perché purtroppo con i nomi faccio schifo. E quindi quando ho letto che parlavano di ste categorie, di ste cose che dicono: ah, di voi questi qua, di voi quelli là e di supporti quelli là. Ci sono questi due nomi di categorie, fra, non so tu cosa hai colto, di cui non mi sto ricordando se erano stati detti prima oppure no, che non sono Genitor, Giver, eccetera, sono proprio dei nomi che mi è sembrato che fossero nuovi. Cioè, il gruppo di Engine era identificato con un nome Sì, no, e mi il sembrava che gruppo fossero tipo i di altri. gruppi specifici, sostanzialmente, come se fossero delle divisioni Ma all'interno della stessa organizzazione, ok? non ho capito se sono nuovi o se me li sono dimenticati io perché faccio schifo con i nomi. Erano i nomi delle squadre da combattere. Quello sì, però volevo capire se è una cosa che è comparsa adesso per la prima volta in questo capitolo. È quello il dubbio che ho. No, mi pare Come che faccio a l'avesse, no, mi pare che ricordarmi i li nomi? avesse già nominati il capo del gruppo, i Genitors, in precedenza. Non, anche lì non ne sono sicuro, perché comunque, beh, siamo all'inizio, quindi ancora ricordarsi a memoria tutti i nomi.
Cioè, faccio vera... a parte Engine e Rudo, al momento io non ricordo mezzo nome. Cioè, sono veramente troppo difficili. Peraltro quanto è figo il cavo. E quanto è inclusiva che Yurana nell'avere, per ora ci sono sia la waifu con gli occhiali che il capo che sono di colore. Che nei manga è. Sì, è una cosa rara, cioè fondamentalmente in genere per trovare i personaggi di colore devi arrivare a fine fumetto. No, ma sai cos'è? Ecco, per dirti, ma ti prendo un Naruto. Noi abbiamo i personaggi di colori con Kumo alla fine, però tecnicamente C'è il Kumo... Raikage, però. Cos'è? C'è il Raikage. Eh sì, ma non me lo ricordo mai il suo nome. Per me lui è No, Raikage. non è, no, Kumo è la regione, sono tutti neri praticamente. Ah, ok. Sì, vabbè, ho capito. Era quello, cioè sono praticamente gli unici, non ce ne sono altri, sono tutti quanti nel No, no, no. villaggio del tuono. Però per dire, aspetta, Bruce, non è soltanto lo giustificare, sì, quello sì, poi a posteriori lo puoi giustificare in quella maniera, però nel senso, estraendoci dal fumetto, andando fuori, io ti giustifico un Kishimoto che ti mette personaggi di colore in Naruto in quel momento perché avevamo da parecchio passato gli anni 2000 e si iniziava un minimo più a mettere qualche personaggio di colore via discorrendo. Qui è molto caruccio per l'appunto che Laurana prende e boom, immediatamente Comunque il te li capo piazza. dell'organizzazione con il Jinchi segreto, quindi sono dei ruoli anche importanti nell'organizzazione, quindi ci stanno, l'ho apprezzata questa cosa. Non per il politically correct, banalmente perché anche questo è un modo di raccontare, cioè ti fa capire che questo è un mondo che per dire quello di sotto, poi magari sopra sono delle merde, non sappiamo, però quello di sotto è un mondo che per dire non discrimina, o comunque ha una varietà, no? A livello di etnia, di tratti somatici, eccetera. Magari tra un po' vediamo comparire qualcuno con le lineette sugli occhi, palesemente asiatico. Quindi ora Non cerco quella cosa. saprei. Comunque ti direi, allora noi abbiamo quasi fatto le 11. Io te la metto sul piano adesso vediamo un po' in futuro cosa potrebbe accadere, perché secondo me questo arco narrativo si può configurare per essere un arco che avrà un po' di capitoli, perché al momento sembra che con questo capitolo si concluda e che quindi fondamentalmente, ok, lei si è la ragazza si è convinta, ha ereditato il Jinchi, dai, festeggiamo. Quindi tecnicamente adesso farà questo incantesimo, però noi non sappiamo quanto tempo ci metterà. Dicono parecchio, ma non ti specificano quanto. Quindi potrebbe essere arco narrativo in cui tu devi aspettare 8 giorni, in quei giorni succede l'ira di Dio, che molto Cattivoni di probabilmente turno. coinvolgerà anche la ragazza, però. Cattivoni di turno che vogliono prendere il Jinky pennello perché è rotto, c'è Sì, cioè può queste cose qua. essere. Quindi, sì, penso che esplorerà la lore dei Jinky. Sì, è È quello una parte sicuramente interessante. Cioè, di base, se venisse coinvolta la ragazza, a quel punto potrebbero essere coinvolte spiegazioni. Rudo potrebbe scoprire qualcosa di più su se stesso. Cioè, nella speranza comunque che Gaciaputa continui ad essere carino, come è stato in questi 27 capitoli, speriamo che ci siano sempre archi narrativi che riescono a bilanciare azione, avanzamento della trama Ah, orizzontale. io mi aspetto qualche capitolo ancora un po' più lento per introdurre, però se ti dico, tenendo conto di quelli che sono stati gli ultimi capitoli, mi aspetto che già tra un pochino ci sarà un minimo di azione per bilanciare il ritmo, anche nell'ottica dei volumi, eccetera, perché il terzo volume è già di qualche capitolo fa, quindi qua siamo già nel quarto, perciò magari il momento action del quarto volume ci sarà Sì, sicuramente. magari sì, magari sì. Secondo me non passerà molto per avere qualche scena un po' più mazzatosa. Mazzatosa lo devo brevettare, come detto. Niente. Quindi, più o meno noi ci siamo detti quel che si voleva dire, siamo stati sintetici perché appunto senza tavole variamo, perché quando ci sarà ad analizzare le tavole, questo fumetto sarà veramente tosto a Sì. sceglierne solo alcune, cioè sceglieremo solo quelle in cui veramente ci sono le soluzioni visive. Sì, Più no, perché folli altrimenti che sarebbero un abbiamo sacco carine. potuto Cioè, per dire, stasera non abbiamo neanche parlato del fatto che Laurana abbia un assistente ai graffiti all'interno del fumetto, che
è una cosa fighissima. Cioè, Sì, non ho nuova, ma... per l'amor del cielo, in tanti fumetti ci sono assistenti per cose. Io, per dire, a livello di... Ti ricordi, Angelo, quando comprai Anche Gokura Pageway? Kugai, no? Anche Gokura Kugai, che addirittura è proprio citato come secondo Sì, cioè, autore. Gokura Kugai è citato, ma per dirti, se ti ricordi, io scoprii in Kaiju 8 che c'era l'assistente agli ambienti. Sì. Per dirti, ma stava nel volume, nei capitoli su Manga Plus non compariva accreditato. Tant'è, quindi, cioè, sostanzialmente è comunque carino il fatto che ci sia. E dimostra, cioè, se tu hai un assistente specifico per quella cosa, vuol dire che non la stai utilizzando ora, sarà una cosa che utilizzerai perennemente. No, poi si vede anche l'utilizzo bello del digitale nel sovrapporre i graffiti agli ambienti senza farli Sì. sembrare dei PNG incollati, quindi nel dare un po' un'uniformità al tutto. È carina per questa cosa, cioè ci sarebbe stato un bel po', ma tanto se il setting della saga sarà questa, voglio parlarne, nel senso, avremo da chiacchierarne, ecco. Quindi niente, noi rimaniamo così, rimaniamo al capitolo 27 e... Bene o male, vediamo un attimo come gira, se ci sono pause, non pause. E quindi la prossima live di questo tipo la faremo intorno magari al 31-32, vediamo un po'.